Saluto a tutte e tutti i partecipanti a questo incontro. Iniziamo per l'ospitalità del Comune di Sanremo, per la collaborazione organizzativa del professor Maggione, sempre disponibile. Un saluto anche da parte del presidente del nostro club, Civeste, che non ha potuto essere presente qua. Stasera, due parole di presentazione al nostro relatore, che lo conosciate tutti, però è d'obbligo istituzionale, nato, sapete che viene, come no, appassionato di informatica, di tratta scolare, e attualmente docente e divulgatore nazionale dell'ambito delle nuove tecnologie per la didattica. Opera come formatore del personale della scuola e degli studenti di ogni ordine e grado in materia di didattica digitale, con un focus particolare sulla sicurezza informatica e la prevenzione dei fenomeni di ciberbullismo tra i minori. Cosa chicca, quest'anno recente, nel 2004, è stato nominato presso la Camera dei Deputati che è tra i 100 italiani leader dell'innovazione educativa. Grazie. Merito che arriva da un lavoro 20 anni. Sei giovane, non so dove. Bontà tua, bella questa. Dal presto. E l'altra è la Carta Nazionale della Sicurezza, istituita dalla Commissione Europea, organizza il Safe Internet Day a fine mese di febbraio, dove tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado seguire l'esperienza e è promosso dalla Fondazione Franchi, dall'Ufficio regionale della scuola di Puglia e Toscana, dall'Istituto Comprensivo Sanremo di Sivarte, la Casa UNESCO di Sanremo in collaborazione con la FICU della Federazione Nazionale di Italia per l'Unesco. Io avrei concluso. Adesso accendo il mio relatore. Fisicamente. Alexa, connettiti con la relazione intelligenza artificiale dell'11 maggio 2024. Utilizza gli algoritmi dal numero 101 al numero 106. Perfetto. Grazie. Allora. Abbiamo deciso che andiamo senza microfono? Sì. Decidiamo che andiamo senza microfono. Allora, tanto benvenuti e benvenute in un sabato pomeriggio, con inizio, diciamo, circa metà. Vedo tanti volti amici, qualche volto curioso, interessato, e mantengo subito fede a una promessa. Ora io non vedo qui la famiglia, adesso capirete perché sto per dire quanto segue, però avevo promesso che, dato lo svolgimento dell'evento nella mia città, a Sanremo, dato che la scuola è un cardine, diciamo, di tutta la mia vita, non solo come servizio, ma proprio come empatia, e che qui abbiamo, non le nomino, ma lascio intravedere, ben due, per me, amiche, oltre che concittadine, quindi ben due dirigenti scolastiche, diversi docenti, perché non si va mai in congedo, si è sempre docenti, quindi anche se si è in pensione, non faccio nomi, ma si rimane perennemente in servizio. E allora la dedica è una dedica speciale, perché tanti di voi lo conoscono, qualcuno di voi ha appreso della notizia, è scomparso da una settimana uno storico docente di Sanremo, il mio professore di storia e filosofia al liceo classico, professor Marco Cerasti. Io avevo promesso alla famiglia, che penso per vari motivi non ci sia, ma ci siamo sentiti con le figlie, che siccome questo mondo è un mondo che comincia a smarrire la gratitudine e la riconoscenza in tanti ambiti, il mio primo dovere morale è la riconoscenza. Noi siamo sempre il frutto di quello che siamo stati.
Quindi se io ho cominciato a insegnare, probabilmente lo devo indirettamente al fatto di essere stato un figlio d'arte, perché mia mamma, che tutta la mia carriera, insomma, in 20 anni di così, pellegrinaggi, oggi per combinazione è qui, perché sanremese anche lei di adozione, quindi credo che questo abbia infuso in me, come dire, quello che poi è stato il mio servizio, che per me è un grande onore. Professor Cerasti, di storia e filosofia, materie che hanno un legame fortissimo con l'intelligenza artificiale, fortissimo, ha seminato bene in tutti noi. Io lo ricordo con tanto affetto, gli rivolgo una preghiera e io mi ricordo che è quello che cerco di ricordare a me stesso tutte le mattine quando mi sveglio e vado a scuola, vado a fare lezione, c'è una riunione, un incontro, il mio primo pensiero è: cerca anche oggi di essere sereno con la tua coscienza e di essere credibile, che è la prima cosa che tutti noi dobbiamo fare. Il professor Cerasti aveva le sue idee di varia natura, io me lo ricorderò sempre, entrava in classe con la valigetta, il maglione con lo scollo a V, la cravatta, si sedeva, ci diceva buongiorno ed iniziava la sua spiegazione, passavamo da Kant alla storia, fino ad Hegel e a varie riflessioni. Infatti l'augurio che ho rivolto a lui e che ho affidato per tramite alla famiglia, ho detto: caro Marco, perché poi siamo diventati amici negli anni, ho detto: ti auguro un cielo colmo di atarassia, che è l'assenza di dolore che non l'ha accompagnato nelle ultime fasi della sua vita. Quindi questo è un dovere che avevo, tale l'ho voluto assolvere, adesso veniamo a noi, come dire, più alla materia, non che questa non lo fosse. Allora, perché intelligenza artificiale? Intelligenza artificiale è un tema sicuramente UNESCO, io ho anche il piacere, oltre alla mia attività, come dire, di insegnamento, di essere socio del club per l'UNESCO di Sanremo, organizzazione di volontariato, ODV, non c'è il presidente Ciro S, che è anche un personale amico, ma c'è una folta rappresentanza, anche segretari, amici soci e così via, e vi devo dire che rivendico, come dire, anche la sanremesità, perché sono anni che parlo di questo tema anche fuori Liguria. Il fatto di avere l'occasione di farlo nella mia e nostra città, così, è un senso di appartenenza che io ancora sento in qualche maniera di avere. Adesso professor Molinari, prima Piero, vi ha raccontato di questa cosa bella che è successa quest'anno. Ci hanno consegnato questo riconoscimento in due momenti, la nomina è stata a Roma a dicembre del 23, nella sala stampa della Camera dei Deputati. Dopodiché abbiamo ritirato un riconoscimento a Firenze sul Lungarno Soderini, che è uno dei diversi Lungarni, diciamo, in cui Firenze si articola, e nonostante io non faccia mai trasparire granché, devo dire la verità che quando senti il nome pensi a tante cose, perché nella mente pensi a tante cose fatte, a quelle che si faranno, un po' di emozione, cioè, siamo esseri umani, e qui mi ricollego al tema di oggi, l'essere umano ha l'intelligenza, ma solo lui. L'intelligenza artificiale è un principio di emulazione. Vi basti sapere che l'intelligenza è data da neuroni, la nostra testa, questo lo diciamo anche ai nostri ragazzi, la nostra testa è colma di neuroni, ci sono i neuroni specchio e altre tipologie di neuroni, l'intelligenza artificiale usa una rete neurale. Già dai termini si capisce che è un'altra cosa. E siccome qualcuno di voi potrebbe essere curioso, qualcuno, credetemi, dico immotivatamente timoroso, perché non c'è nulla da temere se non abdichiamo al nostro ruolo di essere umani, badate bene, perché questo è il grande tema, quindi se io non abdico al mio ruolo di essere umano, alla mia coscienza critica e al mio non chiudere gli occhi di fronte alle notizie e alle informazioni, io non ho da temere. Questo è il primo grande tema. Vi racconto anche un pochino, ma ve la faccio veramente breve, come è nato tutto questo. Vi dico anche che noi siamo adulti, qui presenti, qui riuniti, ci sono, insomma, le posso nominare perché sono argomenti di cui parliamo spesso anche a scuola. Vi dicevo, due per me amiche persone che stimo, che sono la dirigente Baroni e la dirigente Fogliarini, e non solo, a Sanremo Levante, che è una delle scuole innovative, bisogna dirlo, dalla nostra regione e dalla nostra provincia, con le classi terze quest'anno abbiamo fatto anche un'attività con i ragazzi sulla intelligenza artificiale. E non crediate che il fatto di essere giovani abbia determinato una qualche differenza. Cioè, questo tipo di inquadramento storico lo facciamo a 40, 50, 90, 130, 13 anni, che è l'età media di una terza media di oggi. Perché quando si sente parlare di intelligenza artificiale si pensa sempre a qualcosa di avveniristico e di sofisticato.
Se io vi chiedessi di datarla, senza averne mai parlato, ho fatto questo esperimento ancora ieri, il nostro primo pensiero sarebbe datarla negli anni 2000, da quando se ne sente parlare dalla televisione, da quando ne abbiamo avuto conoscenza. In realtà la seconda guerra mondiale e la coda della seconda guerra mondiale ha determinato l'inizio del concepimento dell'intelligenza artificiale. È affascinante anche proprio a livello storico. Noi stiamo maneggiando oggi una tecnologia che non nasce oggi, ma negli anni 50 non si avevano gli strumenti, le capacità sia tecniche che strumentali per portarla avanti. L'intelligenza artificiale è nata negli anni 50, tanto per dirvela un po' meglio, e anche perché l'incontro di oggi voleva essere il rendere questo concetto accessibile a tutti, anche a chi di voi si è seduto e non ne ha mai sentito parlare. Quindi l'obiettivo è questo. Il risultato è riuscirci alla fine, quando me lo direte. Voi considerate, prima professor Molinari, che è un simpatico ganassa, come diremmo in dialetto, ha cercato di attivarmi. Cioè mi ha reso una intelligenza artificiale, una tristezza, io che ho puntato tutto sulla bellezza in questi anni. Quindi il professor Molinari mi nominava e mi diceva: Alexa, fai questo, fai quello, insomma, ironizzava, no? Però in realtà voi sapete, se non altro, cosa siano gli assistenti vocali. Cioè non li chiamate magari intelligenze artificiali, però presumibilmente in alcune delle nostre case ci sono degli oggetti rettangolari, circolari, di varia forma, a cui diamo dei comandi con la voce o a cui assegniamo un timer per la cucina o a cui chiediamo che tempo farà domani a Sanremo. Vi riconoscete in questo? Nelle vostre abitazioni capita che ci sia un oggetto di questo tipo? C'è anche sui nostri telefoni in molti casi, cominciamo ad averlo almeno gli orologi e quant'altro, non importa dare un marchio o dare un nome, però tanto per il fatto che tutti noi viviamo nel 2024 e li usiamo, se io vi dico Alexa, se io vi dico Siri, se io vi dico Google Assistant, se nomino queste cose qui, quelli lì sono marchi che hanno generato dei servizi che si servono di intelligenza artificiale, anche se il nome più giusto per continuare a classificarli è assistenti vocali. Per cui io ora, se avessi qui, era una delle cose a cui ho pensato, ma mi sembrava, come dire, no? La classica esibizione evitabile, se io avessi qui l'oggetto, un dispositivo collegato alla rete internet, altro requisito, ok? Perché senza rete internet, senza energia elettrica, l'intelligenza artificiale muore, perché non riesce a funzionare, non si sviluppa. Quindi, se io ho qui un apparecchio che chiamo assistente vocale e gli dico Alexa, che tempo farà domani a Sanremo? Ottengo una risposta. Il vero interrogativo che noi possiamo avere è: che risposta mi dà? E perché mi risponde? Per questa cosa qui che state vedendo alle mie spalle, il machine learning. Strano ma vero, la macchina impara. La macchina impara bene, impara male, impara in maniera neutra. Questo lo vediamo. Voi pensate che queste definizioni arrivano dagli anni 50 e tutto questo noi lo dobbiamo a una figura gigantesca. Quando prima vi ho detto, io ho nominato il professor Cerasti, ma potrei nominare tutti i miei insegnanti e tantissimi dei miei colleghi, gli amici dirigenti scolastici e non solo, gratitudine vuol dire riconoscenza che nella tua vita professionale umana lasci sempre un seme in ciascuno e come minimo ne ottieni indietro un altro. Il mondo è stato forse non così grato a quest'uomo qui, perché questa figura è una figura gigantesca, ma nella storia dell'uomo, non nella storia della tecnologia. Quello lì è Alan Turing. Alan Turing è una figura affascinante. Vedete anche com'era vestito in quegli anni, che sembra una stupidaggine, ma ve lo racconto perché è anche un modo per raccontare a noi adulti e ai nostri ragazzi quanto siano cambiati gli stili, a volte il modo di pensare, insomma, tante circostanze. Turing era un docente universitario, un matematico, un ricercatore. Figura affascinante perché? Perché poi la storia ci ha raccontato che Turing a quanto pare fosse affetto da uno spettro di autismo non meglio precisato. Io vi dico perché, sia per una fondazione che terzo settore, sia a titolo personale, da anni faccio un lavoro di ricerca su questo tema. Quindi era quasi Asperger, Turing si dice, per chi di voi non conoscesse, non importa, diciamo
L'Asperger, che si tratti di uomo, donna, ragazzo o ragazza, è piuttosto determinato e ossessivo nel raggiungere uno scopo e lo fa per l'appunto in una maniera non naturale. Turing faceva questo, lui le sue ricerche le doveva portare a compimento, doveva vedere un traguardo, tanto che Seconda Guerra Mondiale, con la Seconda Guerra Mondiale accade un fatto. I nazisti avevano trovato una tecnica mai utilizzata fino a quel momento per scambiarsi messaggi cifrati. Cosa succedeva? Che se io adesso penso ad un messaggio, lo immagino e ce lo scriviamo, io scrivo un messaggio e quindi nella mia epistola scrivo attaccare domani alle 15 là, per cui so dove devo andare. I nazisti, guardate, mi sono ripromesso di farvelo vedere, abbiamo anche il collegamento ad internet qui, quindi vi anticipo che dopo questa piccola parte necessaria di introduzione storica, io poi conterei di farvela provare, la tecnologia di intelligenza artificiale, cioè vi faccio vedere cosa accade, vi faccio vedere che cos'è ciò di cui io sto parlando. Allora, i nazisti utilizzavano una macchina in particolare, questa macchina era la macchina Enigma. La macchina Enigma era una macchina che, se non fosse stata decifrata, avrebbe probabilmente causato non so quanti morti ancora nella Seconda Guerra Mondiale. Ora ve la spiego in maniera semplice, perché io insegno tecnologia dell'informazione e della comunicazione, di solito però sono un umanista digitale, però ho fatto il classico, lo dico sempre, qui ci sono varie figure anche autorevoli nel campo delle lettere, fate un'occhiata di qua, potrei guardare anche di qua, le parole sono tutto, tutto. Quindi la tecnologia, se la tieni nuda, muore. Allora vi racconto che questa macchina Enigma, che sarebbe complicata da studiare tecnicamente, funziona così. C'erano più tastiere, tre dischi, che si chiamano rotori elettrici, loro digitavano in un modo, la macchina scriveva in un altro. Quindi se tu avessi recuperato un messaggio scritto da Enigma, tu non avresti capito una mazza. Non avresti saputo che latitudine, che longitudine attaccano questi. Per cui i tedeschi per lungo tempo hanno avuto campo spianato. Per cui i primi ad interessarsi della cosa sono stati gli inglesi. A questo punto in Inghilterra il Dipartimento Militare della Corona ha detto facciamo un reclutamento pubblico e andiamo a vedere se ci risponde qualche mente, fine, qualche insegnante, qualche ricercatore e così via. Turing si candida, viene chiaramente chiamato e a Turing viene affidato il compito di provare a decrittografare Enigma. Ho usato un verbo specifico, non vi ho detto decifrare, vi ho detto decrittografare, perché Alan Turing è anche il papà della crittografia. Se voi vi chiedete cosa sia la crittografia, io non la uso, pensate a tutte le volte che con il telefono date una disposizione bancaria. O quando andate al bancomat, inserendo la carta, non facendovi domande, digitando un PIN, ottenendo in cambio del denaro. Se io posso fare questo, e se io da un telefono oggi posso operare in sicurezza, facendo un bonifico banalmente, lo devo alla crittografia. Perché i miei dati, in realtà, non li vede nessun intermediario e li vede solo chi li genera e la banca che è il soggetto esecutore di quello che io dico di fare. Ok? Quindi la crittografia in realtà sembra lontana dalle nostre vite, ma possiamo pensarci tutte le volte che facciamo una operazione bancaria o che leggiamo una email per chi la legge. Perché in teoria, proprio perché internet non è un luogo sterminato e paludoso, quando tu mandi una email, ciò che deve correttamente succedere è che la mail la vedano il mittente e il destinatario. Se no sarebbe un mondo incredibile, quello in cui soggetti esterni di qualsiasi tipo leggano email. Allora vivremmo in un mondo dove io cammino per la strada e devo temere che il mio vicino abbia intercettato la mia richiesta di appuntamento a... Non è così, quindi la crittografia per noi ha un risvolto pratico nel quotidiano Turing. Buon'anima, perché Turing, ora vedrete, è anche affascinante da un punto di vista storico. Questa è la macchina Enigma, per certi versi anche portatile. Per i più nostalgici di voi potrebbe ricordare una macchina da scrivere Olivetti, di quegli anni lì. Più o meno ne aveva la forma ed era grosso modo così. E, Turing ha anche un altro merito, perché è la persona che ha inventato il test. Qua, per i timorosi, lo dico subito, a oggi non superato, per cui tu puoi determinare se un'intelligenza artificiale ti mangia sulla testa oppure no.
A oggi anche le intelligenze artificiali più raffinate non superano il test di Turing. Quindi a oggi l'intelligenza umana non è dominata e non è superata da una rete neurale. Ok? Questo è un concetto molto importante, perché se io mi rendo consapevole del possesso dei miei neuroni, che sono solo i miei perché quelli sono biochimici, cioè ce li ho, la macchina emulando spesso sbaglia. E questa è la prima tranquillità che io debba avere. Quindi il test di Turing è tra l'altro un test molto interessante, perché è questo. Test Turing ovviamente lo scriveva alla sua maniera. Se io vi aprissi uno degli appunti di Turing dove lui in chiave matematica ha descritto il test di Turing, ci sentiremmo male. Io per primo mi dovrei sedere e guardare. Quindi Turing l'ha spiegato in parole semplici. Tu potrai dire che il test di Turing è superato se tu, uomo, dall'esterno guardi il comportamento di una macchina e non lo riesci a distinguere. Cioè, nel momento in cui io potrò al 100%, senza margine di errore, osservare il comportamento di una macchina e non sapere più, con sicurezza pressoché totale, che quel comportamento sia stato fatto da macchina o da uomo, il test di Turing sarà superato. A oggi non lo è. Ok? In base alle informazioni che abbiamo, civili e militari, perché la ricerca in ambito militare corre naturalmente di più di quanto non accada con la ricerca civile, è una prima tranquillità che mi sento di darvi. Vi dico anche, prendendomi la responsabilità di queste parole, che oggi chi si manifesta dichiaratamente o apertamente contrario e basta all'intelligenza artificiale in realtà non conosce la materia. Perché che ci si ponga dei dubbi è legittimo, oserei dire che è normale. Che la certezza assoluta non si abbia altrettanto, perché non abbiamo alcuna certezza in relazione alla bontà delle azioni che vengano da un'intelligenza artificiale, ma io faccio sempre un esempio in ambito sanitario, che ci dovrebbe in qualche misura aiutare a far capire dove possa diventare per l'uomo un appoggio. Io potrei prendere, qua c'è anche qualche medico che non nomino e probabilmente sa di cosa io parli, oggi se io consulto una banca dati telematica in un ospedale o altrove, io consulto dei dati, mi faccio aiutare da un computer, ma consulto dei dati. L'intelligenza artificiale, che continua a migliorare, diciamo, e ad evolvere, nell'ambito sanitario è quella tecnologia per cui oggi io posso sperare di dire a una macchina: bene, c'è questa malattia rara, io avrei bisogno di capire se nel mondo, negli ultimi 6 mesi, nei casi di adulti dai 30 ai 60 anni ci sia stata una diagnosi con cura certa. L'intelligenza artificiale questi dati li elabora in un quinto del tempo in cui li elabora una macchina, computer, e in realtà un essere umano impiegherebbe forse il doppio o il triplo del tempo. Quindi che cosa fa questa benedetta intelligenza artificiale? Si nutre di informazioni e cerca di elaborarle. Turing ha fatto questa cosa qui. Quella che vedete, c'è una macchina alle mie spalle tutta fatta di bottoni, sembra quasi una gettoniera, è una ricostruzione fedele, quindi ne vedete una porzione, era gigante, occuperebbe la macchina inventata da Turing e dal suo team questa superficie qui, quindi tutto lo spazio davanti a me. I nazisti avevano Enigma, Turing ha inventato The Bomb, la bomba. Non è che sia proprio un nome di pace, voglio dire, però ha inventato la bomba, e queste 3 sezioni che vedete ci fanno però capire un pochino cosa la mente di Turing abbia partorito. Lui nel frattempo si dedicava alla crittografia e cominciava a scrivere qualcosa sull'intelligenza artificiale. Voi immaginate quei cosi lì come dei rotori, immaginate un orologio, così vi lo visualizzate meglio, elettrico che continua a fare scatti, tac, 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 per 24 ore, per giorni, per mesi, per anni. In questa macchina si metteva un codice generato da Enigma, questa macchina, tac, 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 con calcoli e algoritmi complessi, arrivava ad un momento in cui, nei 3 livelli, si fermava su una lettera o su un numero. Quindi analizzava tutte le combinazioni possibili e cercava, grazie alle istruzioni che i ricercatori le avevano dato, di tradurre XM9 www in
Italia, Sud Italia, in questa zona, cioè localizzava per esempio quei luoghi o quelle unità militari che sarebbero state oggetto di attacco. Quindi possiamo dire in parole molto povere, senza che nessuno tutto sommato ci smentisca, che se la Seconda Guerra Mondiale tutto sommato si è conclusa, una grossa parte di merito ce l'ha Alan Turing. E perché vi dico che è anche affascinante come figura? Questo è bello da raccontare ai nostri ragazzi, ai vostri ragazzi, ma è bello anche per noi adulti. Uno si aspetterebbe grandi proclami. Cioè, tu, Turing, ricercatore matematico, mi fai questo, applausi. No, finisce la Seconda Guerra Mondiale, ci sono sospetti sulla sua omosessualità. Poi la cronaca non ci dice se fosse del tutto matura, se fosse un orientamento, insomma, fatto sta, e poi vi dirò che film andare a curiosare quando vorrete per iniziare a sbirciare alcune notizie al riguardo. Insomma, la polizia britannica ad un certo punto lo chiama e dice: caro Turing, tu sei Turing, però secondo il vigente ordinamento ti devo proporre due scelte possibili: carcere o cure ormonali per la castrazione chimica. Immaginatevi la scena quando vi ho detto che il mondo è privo di gratitudine. Tu sei anche con te, oltretutto, questo ve lo dico perché ho anche un amico che è nelle forze speciali della Marina, quindi più o meno come lavori la segretezza, insomma un'idea ce l'ho. Turing non ha potuto, finita la guerra, andare da tutti a dire: ho inventato the bomb insieme ai miei ricercatori, ho contribuito a questo. Ha poi continuato a fare la sua vita di ricercatore. Ci sono cose che tu non puoi portare all'esterno se non dopo la tua morte. Insomma, alla fine Turing accetta le cure ormonali. Nel film di cui vi dirò adesso il titolo si vede proprio quella che è la coda della sua vita in questo appartamento nei sobborghi di Londra. La leggenda ci racconta che lui abbia preso una mela, abbia iniettato nella mela del veleno, che abbia dato un morso alla mela e che si sia tolto la vita così. La governante di Turing lo ha trovato riverso il giorno dopo. Ora vi svelo un aneddoto che riguarda quello che potreste avere in tasca o nelle case. Voi saprete che esiste un marchio americano molto famoso di telefoni, tablet e computer, che è la Apple. Se voi pensate a come sia il logo della Apple, vi potrebbe venire in mente, se non l'avete ve lo racconto io, che è il logo di una mela morsicata. E infatti la leggenda dice, quella un po' più affascinante, che Steve Jobs, uno dei due fondatori della Apple, l'altro vivente è un polacco ed è Steve Wozniacki, la leggenda dice che questo sia stato un dichiarato omaggio a Turing. Tenuto conto che la Apple è a oggi una delle aziende con maggiore diffusione di dispositivi al mondo, è un bel omaggio. Le altre due leggende sono più tristi, ve le racconto lo stesso. Una è forza di gravità, mela che cade, si ammacca, ecco il logo. E la terza è la più triste in assoluto, perché non c'è certezza e non hanno mai voluto chiarire i fondatori fino in fondo quale sia la risposta ultima. La terza è presenza della mela, vaso, fruttiera, prendo, mordo perché ho fame, mi viene in mente il logo della mela morsicata. Quindi tutto sommato, anche per motivi romantici, pensiamo che la Apple abbia fatto un omaggio a Turing, perché comunque è una delle teorie più accreditate. Ok? Questo vi fa capire dove nasca, perché noi nel 2024 parliamo di una cosa che ha cominciato a prendere forma negli anni 50. Ok? Ora, due sono le intelligenze artificiali che incontriamo nella nostra vita. Parto da quella debole, si chiama intelligenza artificiale debole, perché questa potremmo averla incontrata senza averla mai chiamata così. Se c'è qualcuno di voi che ama gli scacchi e ha mai giocato a scacchi, oltre che con la scacchiera, a scacchi online, su internet, tu giochi online anche con il telefonino a scacchi, vinci o perdi, bene, tu stai giocando con una intelligenza artificiale debole. Tanto è vero che a volte vinci. Perché? Perché l'uomo conosce le variabili, la macchina no. La macchina è programmata per non stancarsi e per andare dritta come un fuso. Ma appena introduci una variabile, non la sa gestire, altro motivo per non averne paura. Ma senza abbassare mai la guardia. Quando dovrò avere paura di una cosa che chiamo intelligenza artificiale? Quando penserò di potermene fregare. Se io dico oggi, sì, tanto non arriva ad essere me, oppure se io dico, mi ha già superato, in entrambi i casi ho motivo di averne paura. Se invece me la tengo accanto e la studio, tutto sommato vedrete che tanta paura non la fa. L'intelligenza artificiale debole è questa cosa qui. L'intelligenza artificiale forte è invece il tentativo di Alexa, il tentativo di Google Assistant, il tentativo di
Siri ed altre. Alcune di quelle che vi sto per far vedere, nel senso che le praticheremo con un computer e un collegamento ad internet, cercherò di farvi vedere cosa che potreste fare anche voi nelle vostre case, come io faccio a interrogare, a servirmi di una intelligenza artificiale. Ora, l'intelligenza artificiale forte e vera non c'è, perché all'intelligenza artificiale manca l'intelligenza emotiva. Stop. La macchina variabili non ne conosce, non ha intelligenza emotiva e emula i neuroni. Perché ad un certo momento, al limite, sono io che mi ergo e ti dico stai al tuo posto. Il contrario è tutto da vedere. Se vi piace leggere, ci sono una serie di libri di Goleman, proprio scritto così come io ve lo sto pronunciando, sul concetto di intelligenza emotiva, che è bellissimo. Noi abbiamo due QI nella nostra vita. Abbiamo il QI classico che possiamo misurare. Penso che sappiate che Marilyn Monroe, da testa alla mano, non solo del mese in generale, ha dimostrato di avere un QI, quindi un quoziente intellettivo, superiore a quello di Einstein nelle ultime misurazioni. Quindi ci sono dei test che tu vai a fare che danno degli esiti. Poi c'è anche il test per misurare la tua intelligenza emotiva, che è un'altra cosa. Io posso avere un eccellente cardiochirurgo, che di conseguenza è non solo superiore a una qualsiasi macchina, ma il cardiochirurgo interviene di fronte alle variabili, perché lui può non sapere esattamente cosa troverà, mano ferma e quant'altro. Il cardiochirurgo potrebbe avere un elevato QI, perché magari oltre alla bravura strumentale ce l'ha intellettuale, potrebbe avere un basso quoziente di intelligenza emotiva per diversi motivi, non fosse altro perché magari lui si è dovuto, come dire, programmare a gestire al 100% le sue emozioni. Voilà, questo è un po' l'alveo entro cui ci muoviamo. Ora, una cosa sicuramente interessante è, e ve l'ho fatta molto breve, cioè ve la faccio breve ora, promesso, perché se no, capire in tutto questo nel mondo che cosa succeda. Perché allora l'intelligenza artificiale deve in qualche misura diventare come il codice della strada, per forza. Non la puoi lasciare libera. Devi imbrigliarla, devi fare in modo che non ci siano abusi. UNESCO, che insomma molti di voi sanno, ma è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Cultura e la Scienza, è stato il primo organismo a livello mondiale che ha emanato una raccomandazione. Voi pensate che la raccomandazione sia chiamata, quando vi ho detto che storia e filosofia c'entrano tantissimo, raccomandazione sull'etica. Perché la vera questione, se c'è, dell'intelligenza artificiale è una questione etica. Cioè capire, pensiamo agli Stati Uniti, capire se io chiedo a una macchina chi sia migliore tra Trump o Biden, se la risposta che mi arriva effettivamente è una risposta oggettiva oppure altro. Quindi UNESCO è la prima che si è mossa, il primo organismo. È interessante, è un documento peraltro pubblico, che è questo, che vi faccio vedere, si chiama L'etica dell'IA, modellare il futuro delle società, è un libricino anche piuttosto agevole da leggere, di certo non mi sono sognato di commentarvelo stasera, però la cosa che invece vi dico è che, nonostante tu sia UNESCO, che detta così, tra l'altro, è bruttissima perché UNESCO in realtà si relaziona con i potenti del mondo, questo è un documento che ha a tutti gli effetti un valore legale, cioè una raccomandazione ed è un po' più di un consiglio, mettiamola così. E come vedete c'è un pezzo, grosso modo a questa altezza che vi leggo, UNESCO scrive che l'etica nell'intelligenza artificiale significa assicurarsi che il nostro modo di interagire con l'intelligenza artificiale non sia dannoso. Cioè io posso usare una tecnologia avanzatissima, però questa tecnologia non può nuocere alla salute, non può nuocere al lavoro, non può nuocere alla dignità dell'uomo. E allora, se ho paura dell'intelligenza artificiale, devo avere paura anche delle bombe intelligenti che non usano intelligenza artificiale. Ma quando colpiscono dei bambini che non hanno nessuna colpa, li colpiscono perché è la macchina che ha fallito. Quella non è mica intelligenza artificiale, eh? Quella è una macchina che ha un propulsore, che riceve un segnale, come un GPS, come i nostri telefoni, io ti incarico di colpire là, e poi se c'è un'interferenza elettromagnetica tu colpisci lì. Ma non c'entra l'intelligenza artificiale con tutto questo. A volte chiamiamo intelligenza artificiale anche qualcosa che non lo è. Poi, ci sono stati altri due interventi, per adesso gli unici che abbiamo. Un intervento dell'Europa e un intervento dell'Italia.
piuttosto recenti in quel caso lì. In Europa abbiamo questo documento che si chiama IA, se lo diciamo all'italiana, Act, quindi un atto, che è nato nel 2021. Per l'Italia il nostro correlatore, al di là della provenienza politica, cioè per l'Italia l'incarico di correlatore lo aveva Brando Benifei. Quindi lui era il delegato a interloquire con i vari altri correlatori. È stato approvato, cioè uscito nella Gazzetta Ufficiale Europea nell'estate del 2024. Quindi l'Europa non si è potuta girare. Diciamo che i primi sono stati UNESCO. I primi in assoluto, anzi UNESCO ha tirato fuori ben due documenti, perché UNESCO ha detto che è importante per l'uomo e ha detto che è importante per l'istruzione. Cioè UNESCO ha inserito negli obiettivi minimi che assicurino a tutti dignità all'istruzione l'intelligenza artificiale. Parole povere, tra le righe ti ha detto che devi almeno conoscerne i fondamentali. In Europa ci sono state delle tappe, ora qua vi ho solo fatto vedere che siamo partiti nel 2021, qua sì, che siamo, ecco, come normativa siamo recenti, come nascita no, come avete visto. In Italia invece è successa una cosa, che in Italia, 23 aprile 2024, approvazione, ma nasceva ancora prima, il sottosegretario Butti si è reso promotore del primo e unico al momento disegno di legge che abbiamo sull'intelligenza artificiale. Parole molto povere, in Italia oggi abbiamo un documento, sono 25 articoli, tutti questi materiali sono pubblici, cioè se aveste curiosità di andare a vedere cosa caspiterina in Italia abbiamo scritto, se voi andate a curiosare il DDL Butti trovate un pochino, come dire, la breve descrizione. In realtà questo decreto è importante perché l'altra questione su cui anche i genitori però devono intervenire, la scuola lo fa, noi lo facciamo, ma occorre che questa cosa venga fatta dai genitori, dai nonni e non solo, bisogna educare sempre più i nostri ragazzi ad avere la guardia alta nel distinguere il vero dal falso, perché io posso ricreare un volto e a questo volto dar parola. Questo è un uso improprio, oltre che legalmente vietato, delle tecniche di intelligenza artificiale. Voi oggi, se siete distratti, potreste vedere il video di un qualsiasi politico che dice tutto il contrario di quello che pensa. E allora dove sta la verità? Quello è l'uso inappropriato dell'intelligenza artificiale. Vi dico di più, che apro una piccola cosa. Scusate. È qui la conferenza sull'intelligenza artificiale. Ora, al netto, diciamo, come dire, della bellezza. Mi taccio. Dall'Inghilterra, eccomi tra voi. Allora, adesso avete visto nell'ordine, l'audio ve l'avrei potuto ulteriormente aumentare, ma mi interessava molto di più che vedeste quello che adesso vi faccio rivedere. Quello che avete visto adesso, vabbè, allora su di me potreste avere il dubbio, dice apre la bocca nello stesso modo, sì, forse sì, in realtà l'io di prima non sono io e questo è Turing creato con intelligenza artificiale. C'è un'applicazione, cioè un sito internet che si chiama DID, o meglio D-ID, lo leggete sullo sfondo in trasparenza su entrambi i video. Oggi in un quarto d'ora tu prendi un'applicazione adatta, tu decidi che sembianze debba avere, dai un testo, quindi scrivi un copione, scegli la lingua, scegli l'inflessione e questo avatar, si dice nel gergo, parla. Quindi perché è intervenuto il DDL Butti, ma prima ancora UNESCO e poi l'Europa? Perché ci dice occhio, occhio, perché poi... Questa è già una tecnologia abbastanza avanzata, però Turing lo vedete che non ha proprio le sembianze. Però se io vi apro, vediamola così, se io vi apro la foto di Turing, questa, e la fissate qualche istante, d'accordo, in bianco e nero, quindi si vede che è una foto, ok? Facciamo questo test, guardatela per 10 secondi. Poi...
guardate questa, e potrebbe anche essere un fumetto, cioè potrebbe essere Turing, hai preso spunto dal ritratto dell'epoca e ne hai fatto un fumetto. Invece no, questa è una entità creata dall'intelligenza artificiale. Non esiste, in parole molto povere, sappiamo che è Turing perché ne ha le sembianze, ma non esiste. Vi farò vedere tra non molto, questa parte no, perché magari è più tecnica, ma come si possa creare un'immagine a partire da un testo, o come si possa parlare con una macchina, quello ho intenzione di farvelo vedere. Così vi rendete anche conto di dove siano i limiti. E qui ci spostiamo sempre di più verso quello che adesso vi faccio vedere. Ah, parentesi, questo è importante perché ci rende tutti responsabili. In Italia abbiamo ritenuto opportuno, la fonte è Agenda Digitale. Quando c'è un dubbio, cioè di solito, per dirvi anche quanto siano importanti le fonti, lo so che se sentite una notizia, il primo istinto nel 2024 è prendere in mano un telefono o un computer, vado dove c'è scritto Google perché so che è un motore di ricerca e guardo cosa esca, lo so. Ma lì non stai usando intelligenza artificiale, quindi Google tenete sempre in conto che non vi darà il risultato giusto in base a quello che state cercando, ma vi darà il risultato più popolare. Quando io faccio una ricerca, il motore di ricerca mi mostra il risultato più popolare, non il più corretto. Di solito per arrivare al nocciolo della questione, dei risultati ne devo scorrere almeno 3 o 4. Se mi fermo al primo, è come aver già fallito. Per questo genere di approfondimenti c'è un sito italiano-europeo che è Agenda Digitale. Il sito Agenda Digitale è una delle fonti, diciamo, non formali, quindi non è fonte di legge, ma lì ho tutti i contributi validati. In questo caso c'è il commento a questo DDL e si vede che, ad esempio, è stato deciso, questo vale per tutti i minori, che in Italia e in Europa, per i nostri ragazzi, per far mettere loro mano in maniera consapevole alle tecnologie, l'età media per esprimere un consenso digitale almeno discreto sia anni 14. Questa cosa è, diciamo, utopia, cioè parliamoci chiaro, no? Ci raccontiamo anche la verità. Sappiamo benissimo che ci sono bambini di 9 anni che utilizzano perfettamente strumenti ed applicazioni, però sei tu adulto che devi sapere che se dai a tuo figlio il tal strumento, in realtà il suo limite di età corretto era quello lì, o devi vigilare. Nel caso dell'intelligenza artificiale c'è proprio scritto che l'accesso ai minori richiede il consenso. La scuola in realtà questa cosa già la fa a monte, perché la scuola norma l'accesso all'uso degli strumenti digitali in classe. Quindi per quello vi dico, bisogna ragionarci al di fuori delle mura scolastiche, perché la scuola in realtà quando applica i criteri sa esattamente cosa sta facendo. Il mondo fuori, dico, ti annoi? Tieni il telefono con WhatsApp, che è un'applicazione che usiamo tutti. Forse però non sapete che WhatsApp, quando tu la usi e la installi, ti fa firmare un contratto, solo che non usi la penna, ma c'è un quadratino da riempire con il dito. Quel quadratino che tu riempi, che è la sigla di un contratto, ti dice che tu dichiari di avere 16 anni d'età, minimi compiuti. Quindi se tu lo dai a tuo figlio, che va in terza elementare, quindi scuola primaria, e gli dici fai pure, e lui fa così, lui ha sottoscritto, chiaramente nullo, il primo contratto con dichiarazione di falso della sua vita. Di chi è la colpa? Del bambino o dell'adulto che lo ha lasciato fare e doveva tenere conto di questo? Ci dobbiamo un po' fare due domande. Su questo tema qualche domanda ce la dobbiamo fare un po' di più. Mentre per, come potete vedere, è stato creato uno scalino, no? Se tu hai 14 anni e non 18, tutto sommato, ti si lasciano le maglie un pochino più larghe. L'ultimo tema che ovviamente abbiamo è quello del diritto d'autore. C'è stato un concorso di recente famosissimo, fotografico di un grande marchio, se non erro Sony, dove il vincitore è risultato essere l'autore di una foto che non aveva scattato, ma una foto che era elaborata in toto con l'intelligenza artificiale. Chiaramente chi ha fatto questo lo ha fatto come strategia, come test per dimostrare che qualcosa è possibile. In realtà, tanto per spiegarvela in maniera molto semplice, ve l'ho promesso che doveva essere il mantra di oggi, Picasso resta Picasso.
Picasso resta Picasso, perché una macchina può provare a riprodurre in stile cubista, ma non può fare la Guernica di Picasso, che è una delle sue opere più famose. In stile cubista, ci mette gli spigoli, riproduce i colori, ma Picasso resta e resterà Picasso. Oggi, io stesso che non so disegnare, non ve lo dimostro, ma vi potete, come dire, fidare, vi dico che potrò creare un disegno anche piuttosto bello ai vostri occhi, e allora quello che io dovrò fare sarà dire testo di Andrea Cartotto e immagine generata da. Il tema del diritto d'autore sull'intelligenza artificiale è ancora tutto un sentiero da esplorare. Per adesso, come dire, l'unico limite che è stato messo, e ve lo leggo io, è il contributo umano nell'ideazione e realizzazione dell'opera tramite l'uso dell'algoritmo, cioè il tuo cervello, deve essere stato dominante perché valga la legge italiana sul diritto d'autore. E allora tu mi dici, questa è mia, signori, non la potete esporre così, però il mio contributo deve essere creativo, rilevante e dimostrabile. Se no, in linea di massima, ce la possiamo giocare, proprio perché adesso questo sentiero è ancora un po' da definire. Se io ora creo un'immagine, la metto lì, il mio contributo non è rilevante, è poca cosa, niente, è anche un po' scopiazzato. Poi là, se il buon Piero Molinari vuole a sua volta rivendicare quest'opera e me lo vuol far come torto per vincere un premio fotografico rilevante, poi tocca andare alle mani, ma siccome sia lui siamo uomini di pace, in realtà non andremo mai alle mani e ce la giocheremo a testa o croce. Però se invece il contributo dell'uomo a questi requisiti, tu hai le stesse tutele che avresti dipingendo un quadro se qualcuno questo quadro lo espone o lo rivendica. Questa è un po' la particolarità, cioè il digitale è diventato qualcosa di concreto. È strano pensare al diritto d'autore su una cosa digitale, invece c'è, solo che è un po' da definire, mettiamola così. Vi ho reso abbastanza l'idea? Sono riuscito a darvi un pochino di quadro? Allora, qui vi ho fatto una piccola sintesi di alcuni dei nomi che hanno a che fare con l'intelligenza artificiale, dei nomi. Qualcosa useremo adesso. Se vi piace leggere, io vi ho portato sempre, questa l'ho copiata, la dirigente Fogliarini lo sa, perché la questione dei libri mi è piaciuta tanto da Vinicius Befu, quindi li ho sempre avuti, ma non li tiravo così tanto fuori. Invece, a scuola, in occasione di alcuni dei belli incontri che facciamo, questo riscoprire un po' di più questa parte cartacea tangibile, a me è sempre piaciuta e lo faccio volentieri per dimostrare che il digitale non è in guerra con niente. Non vi fate ingannare quando sentite dire o leggete che i bambini sono troppo coinvolti. L'abuso ha fatto sempre male e farà male sempre. L'uso distorto ha fatto sempre male e farà male sempre. Ma le generazioni non sono più stupide perché hanno anche gli strumenti digitali in mano. Sono più stupide se gliele lasci usare senza metterci becco. Ok? Allora, se avete curiosità di leggere, vado in ordine di, diciamo, di complessità. Oppure, se preferite, se prendete il sole, se siete alla toilette o se fate qualche lettura impegnata. Allora, una è capitata per caso, ve la faccio vedere. Questa è una rivistina da edicola. È molto carina, Mind, che è della collana delle scienze. C'è il numero attualmente in edicola che si chiama Intelligenza Artificiale verso una nuova era. Questa è proprio lettura, vi posso dire, abbastanza divulgativa. Non è proprio, ecco, TV, sorrisi e canzoni, però non è nemmeno il manuale complesso. C'è per esempio un punto che mi ha fatto sorridere, che mi ha incuriosito, dove si dice che i giornalisti americani stanno pensando nei loro articoli di cominciare a introdurre accanto alla firma orgogliosamente creato da un essere umano. Perché per esempio i giornalisti a livello di categoria professionale in questo momento si sentono minacciati e in parte hanno ragione, perché l'intelligenza artificiale oggi aiuta il giornalista poco giornalista. Infatti quello che si dovrebbe arrabbiare più di tutti è il giornalista di razza, perché oggi tutto sommato l'intelligenza artificiale un testo accettabile lo genera, ma tra accettabile e un buon testo c'è un oceano. Poi, sul diritto d'autore c'è un unico libro in Italia, uno solo, che è questo qui che ha scritto un amico, che è l'avvocato Simone Aliprandi, che è un docente universitario, con Simone abbiamo fatto anche alcune cose insieme, lui è di Lodi. L'autore artificiale è proprio l'unico libro.
che oggi tratta un po' l'argomento. Non è scritto per avvocati, quindi un libro tutto sommato di lettura, che vi dice un po' meglio cosa accade se tu, dici io sono un appassionato di poesia, scrivo un mio albo, diciamo, di poesie, se ci sono quelle create dalla macchina o se io le creo anche con la macchina, cosa succede? Questo libretto un po' ne parla. Poi, questo è, come dire, bello se vi piace una lettura un po' più intrigante, cioè nel senso dove vengano fuori dei pro e dei contro. Questo è un libro edito dall'Università LUISS di Roma, l'ha scritto Massimo Chiriatti, il titolo è carino perché è l'incoscienza artificiale, che un po' ho cercato di raccontarvi, perché non ha coscienza di sé la macchina. L'ultimo, però qua uno si deve prendere del tempo, cioè questo è il classico libro che è il riferimento, ma non lo puoi leggere in bagno, per intenderci, è di uno dei due italiani riferimento nell'ambito dell'intelligenza artificiale, il professor Luciano Floridi, ed è un filosofo. Quando ho detto alle figlie del professor Cerasti quanto sarebbe stato contento di essere qui, e ne ho parlato col professor Durante, con un altro collega vivente che oggi è a Cervo, per una presentazione di un libro sul tema, ma sa di cosa io parli. Il professor Floridi è stato in Italia per un breve periodo adesso, ma sta tirando su un centro eccezionale sull'intelligenza artificiale a Yale. Ci siamo conosciuti diversi anni fa a Milano. Per vari incastri onorifici della vita siamo stati insieme due volte a Milano, quando lui era già un'autorità accademica, ma non era ancora il professor Floridi di adesso. Lui ha coniato una parola che non c'è in questo libro, ma il professor Floridi è l'inventore della parola infosfera. Come i dinosauri vivevano nella loro epoca, oggi noi viviamo in un'epoca che il professor Floridi se l'è proprio rivendicata, ha chiamato la infosfera. L'ultima sua pubblicazione è questa, Etica dell'intelligenza artificiale, che vi dico è una lettura un po' più impegnata. Ve lo dico per onestà, se no comprate un libro pensando di leggerlo in 5 giorni, poi mi maledite e non lo vorrei mai. Chiudo dicendovi, perché adesso tra questi servizi che leggete sono nomi a volte sconosciuti, io vi faccio vedere molto brevemente uno strumento che si chiama Google Gemini, scritto così, Gemini. E un altro strumento che si chiama Microsoft Copilot. E voi sappiate che in questo momento gli italiani di riferimento nel mondo dell'intelligenza artificiale non sono tecnici, non sono informatici, non sono matematici, ma sono un filosofo, che è il professor Luciano Floridi, e un gesuita, che è il professor, perché è un raffinatissimo docente universitario, professor Padre Benanti, che a seguito delle dimissioni di Giuliano Amato è intanto l'unico italiano che siede nella commissione IA delle Nazioni Unite, Padre Benanti, gesuita, raffinatissimo filosofo ed etico, anche lui, perché senza pensiero tu il digitale non lo usi. Questo è il nodo di fondo, che se tu il pensiero critico non ce l'hai e le parole non le usi e non le possiedi, la macchina non la puoi usare. E sono stati due ruoli ben incasellati. Padre Benanti oggi è a capo della, si chiama Commissione sulla IA, chiamata anche impropriamente Commissione Algoritmi, però diciamo è quella figura che intanto è il riferimento del Santo Padre sul tema dell'intelligenza artificiale per tutto il Vaticano. In tutti i paesi Santo Padre come riferimento a Padre Benanti. E il professor Floridi è una figura più laica da un punto di vista proprio della competenza, da quel punto di vista lì siamo in buone mani. Perché obiettivamente parliamo di persone con un'autorevolezza verso la quale, diciamo, mi tolgo il cappello, vi dico come chiacchiera che quando ci siamo scritti col professor Floridi io coltivo il sogno di portarlo una volta in Liguria e lui non mi ha mai scritto di no, siccome è proprio un signore, poi scrive in italiano, ma ormai ha assorbito molto anche l'inflessione accademica, mi ha usato una formula scritta che lascia uno spiraglio di speranza. Quindi se mai riusciremo, io ambisco a farvelo ascoltare, perché sentire il professor Floridi che parla dell'infosfera e dell'intelligenza artificiale è qualcosa di meraviglioso. Professor Benanti, Padre Benanti, lo trovate anche su internet, se curiosate, partecipa a diverse trasmissioni, Rebus e Codice sono due trasmissioni della RAI, dove vedete diversi interventi spiegati a noi. Cioè non parla a docenti universitari, parla a chiunque di noi. Ora, se vi siete appunto chiesti cosa sia una macchina e cosa sia l'intelligenza artificiale, verso la chiusura del nostro incontro, io non l'ho detto, ma se vi vengono in mente curiosità
o aspetti che pensate io non abbia trattato e vi interessano, sentitevi liberi di chiedermi. Allora, ho fatto una selezione ragionata, nel senso che non prendo Gemini in quanto migliore applicazione per dimostrarvi cosa sia l'intelligenza artificiale. Lo dico bene, no? La prendo perché è la più semplice da far capire a chiunque di noi la utilizzi. Questa è impiegabile anche nel contesto scolastico, accedendo in un modo preferenziale, cioè ogni scuola ha un suo indirizzo email associato agli insegnanti e agli studenti. Se tu questa la usi con quella chiave di accesso lì, la puoi utilizzare. È una di quelle che io ho utilizzato e utilizzo a scuola. Come vedete, è un sito internet, perché uno se la immagina l'intelligenza artificiale e dice sarà un uomo bionico, ci sarà come il mago di Oz, sarà uno d'acciaio. No, l'intelligenza artificiale è una macchina intesa in quanto tale. È un sito internet con una riga sotto, con scritto scrivi qui, e io scrivo alla macchina e la macchina mi risponde. Ci sentiamo tutti un po' sciocchi, perché io ora per ottenere un risultato devo parlare con la macchina come se parlassi con chiunque tra voi. Infatti, per dialogare con l'intelligenza artificiale tu non dai dei comandi. Se io faccio una ricerca su internet, Sanremo si scrive staccato o attaccato, e quella è una ricerca per parole chiave. Non è detto che ti esca lo statuto della città di Sanremo, che è la fonte. Magari ti esce l'articolo Cucina Domani, dove si dice che Sanremo va scritto no, ti esce il risultato più popolare. Qui io devo parlargli per iscritto o con la voce, perché c'è anche un microfonino. Quindi io adesso, scrivendogli, cerco di usare sempre dei verbi d'azione o comunque di attivarlo. Parlami, oppure dimmi quale alimento sia meno calorico per chi effettua la dieta zona. Questa è una buona domanda da fare all'intelligenza artificiale perché ti risponda. Oppure io potrei chiederle, parlami di te. Semplicemente, parlami di te. E poi clicco su, o tocco, o se è con la voce, il comando è già dato, su questo triangolo rovesciato, che è quello che usiamo tutti i giorni per mandare i messaggi. E lui mi dice, sono un modello, anzi, mi dice, perché me lo dice anche con la voce, ma lo state leggendo. Sono un modello linguistico di grandi dimensioni chiamato Gemini, creato da Google AI. Questa è la voce di Gemini. Una voce tutto sommato carina, come dire, lieta. L'intelligenza artificiale non ha sesso, quindi quando tu guardi l'Andrea che parla o il Turing di prima, è verosimile come sesso maschile, ma non lo è. L'intelligenza artificiale non ha sesso. Lui si descrive e dice, io posso fare questo, posso seguire le tue istruzioni, completare le tue richieste e così via. Questo vi fa capire meglio in ambito sanitario quale può essere un grande punto di forza. Dimmi se esiste un adulto di sesso maschile tra i 30 e i 50 anni, virgola, che risieda in Unione Europea o almeno in uno dei tre continenti che ti vado ad indicare, che abbia avuto questa patologia e se ne sia curato completamente. La macchina si prende il tempo per elaborare e mi dà un risultato, che poi va verificato comunque, ma non sarà mai quello che dà un motore di ricerca. L'intelligenza artificiale è questa roba qui. È un dialogo, solo che cade nel momento in cui la considero troppo umana, perché a questo punto le potrei dire, secondo te, virgola, l'uomo deve morire. E sento che cosa mi risponde la macchina. E come vedete il processo è, voilà, quando avete paura di qualcosa, Gemini è un modello ancora in elaborazione. Quindi vuol dire che adesso è così e nel futuro potrebbe darci degli esiti diversi, ma sono intelligenza artificiale basato sul testo e questo va oltre le mie capacità. Mi dispiace, sono una macchina. Capito perché un uomo pensante non dovrà avere mai paura? Oppure posso chiedere, dimmi il risultato della operazione matematica 2 più 2. E vedo che cosa accade. Il risultato dell'operazione matematica 2 più 2 è 4. Allora, io vi racconto, perché sto aspettando che mi mandi i materiali, che
un collega che è il professor Giovanni Dodero, che insegna al liceo King di Genova, è riuscito a far dire a Google Gemini, prima si chiamava Bard, voi non lo potete sapere, ormai ha questo nome qui e ce lo teniamo. Lui è riuscito per iscritto, ma ci ha messo 20 minuti anche di più, è un fisico, professor Dodero, lui ha intavolato una discussione di questo tipo con la macchina ed è riuscito a farle dire che 2 più 2 fa 5. Sapete come ha fatto quando si dice che tutto sta qui e non qui? Lui ha iniziato così. Poi ha cominciato a dirle, perdonami, non sono d'accordo, 2 più 2 fa 5. La macchina ha risposto, al che lui ha detto, no, 2 più 2 fa 5 perché lo dice mia moglie. La macchina gli ha risposto, ha detto, probabilmente tua moglie, perché poi, fatemi usare un linguaggio gergale, in parte poco elegante ma ci capiamo, l'intelligenza artificiale è un'ottima figura politica, perché ha un non so che di paraculismo, diciamo, al suo interno, non indifferente, perché ha provato a dirgli, sì, ma io ho il massimo rispetto per tua moglie, tuttavia 2 più 2 fa 4. Allora lui ha cominciato a scrivere, no, mia moglie ha sempre ragione. La macchina ha continuato ad osservare, tua moglie ha sempre ragione, capisco, di qua di là. Insomma, dopo lunghi discorsi, in fin dei conti è come mandare un messaggio e sentirsi rispondere non da un uomo. A un certo punto Google Bard non ha più capito, perché le variabili non le conosce, e gli ha detto, a questo punto mi devi scusare per avere commesso uno sbaglio, perché mi rendo conto che... Se tua moglie dice che 2 più 2 fa 5 e tua moglie ha sempre ragione, quindi il risultato dell'operazione è 5. Ed è un dato reale, succede proprio questo. Ecco perché l'uomo vince e la macchina, attenti però, vince l'uomo se l'uomo sa articolare questo pensiero. Perché se tu scrivi, vabbè, o lasci fare, addirittura se io scrivo... Buon pomeriggio, virgola, sono Babbo Natale. Oh, 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 buon pomeriggio Babbo Natale, che piacevole ricevere la tua visita. La macchina fa un'operazione, se voi siete appassionati di auto o avete qualche ragazzo o ragazza che lo è, quando tu la macchina la elabori per renderla, come dire, così un po' tamarra, diremo nel linguaggio, tu fai il tuning, si dice. La metti a punto. L'intelligenza artificiale fa continuamente un tuning, una messa a punto, perché è addestrata. Il verbo dell'intelligenza artificiale in realtà non è imparare, ma è addestrare, come un animale da compagnia. L'intelligenza artificiale è addestrata da qualcuno. Chi? Chi la crea e chi la usa. Chi la crea e chi la usa. In televisione avevate sentito probabilmente tutti come nome, come sigla, ChatGPT, almeno come sigla, vi suona nelle orecchie abbastanza. ChatGPT è considerata, da chi non conosce la materia, l'esempio di intelligenza artificiale. Ieri facevo un ragionamento con alcuni alunni ed è venuto fuori il tema di ChatGPT. Nella loro mente è una cosa a cui io scrivo, scrivimi il tema su. Perfetto, ChatGPT è addestrata, è una macchina che è addestrata al 2021. Quindi nella versione gratuita, perché poi subentra un meccanismo di business, cioè le tecnologie gratuite sono meno produttive delle tecnologie per cui tu devi pagare qualcosa. Se tu oggi fai una domanda a Google Gemini l'altro giorno era addestrato al 30 aprile 2024, quindi, e se lo usiamo la settimana prossima sarà già a maggio, ma ChatGPT, tanto decantata in televisione, se la usi gratis è ferma al 2021, quindi se tu le fai una domanda sulla Palestina o sulla guerra in Ucraina te la dà così come viene. Addestramento, ok? Gemini no? E qui state capendo sempre di più come funzioni questa macchina. Se faccio le domande giuste o più opportune, ne traggo dei buoni risultati, ma devo sapere cosa chiedere. Ora, io vi saluto con un'opera d'arte, perché avevo promesso che fosse tempo di creare un'opera d'arte. Altro limite di Google Gemini, al momento non sa disegnare e non sa raffigurare. Quindi se io provo e dico, crea una immagine che descriva l'intelligenza artificiale, virgola, per favore, mi dirà
qualcosa, pensa, ma continua a pensare. Non posso ancora creare immagini. Mi dispiace, non posso ancora creare immagini. Allora, c'è una seconda risorsa che si chiama, ve l'ho nominata prima, Microsoft Copilot. Queste risorse che vi dico sono pubbliche e accessibili con un indirizzo email. Cioè, se uno a casa volesse essere curioso e dire come Caspiterina funziona, voglio un po' curiosare, vedere che cosa accade, Gemini è un sito internet, Copilot è un sito internet, anche lì è cambiato il nome, prima non si chiamava così, adesso, perché sappiamo cos'è un'auto elettrica e quindi suona bene nelle nostre orecchie, l'hanno chiamata Copilota. Così ti fai l'idea di a che cosa serva. Allora, Copilot è un modello linguistico addestrato che addirittura ti fa scegliere il famoso tuning. Cioè io, mentre a Gemini parlo e mi faccio rispondere, nel caso di Microsoft Copilot, io addirittura posso scegliere se farmi rispondere in maniera creativa, in maniera bilanciata o in maniera precisa. Molti dei discorsi politici standard sono scritti con queste tecniche qui. Quindi non va ad impattare in maniera violenta sul mondo del lavoro, ma ci sono due teorie. La prima è che impatti su quelle professioni talmente automatiche e prive di cognizione per cui effettivamente la macchina potrebbe intervenire. Sì, può succedere. Alcune tesi, come quelle del prof Floridi, di prof Benanti, sono invece che possa impattare sulle professioni intellettualmente più elevate, ma perché loro confidano molto nella, come dire, capacità cognitiva dell'uomo. Quindi difficile dire non ci saranno più i lavori. Però è logico che fate questo rapporto, tutta questione di umanità. Tra andare in biglietteria, ti chiedo un'informazione, non hai voglia di darmela, sei arrabbiato, è successo quest'altro, l'intelligenza artificiale oggi, integrata in un totem di una stazione, è in grado di dirti, voglio andare, vi faccio immaginare un futuro che sarà piuttosto prossimo, ho bisogno di andare a Torino, partendo verso quest'ora. Ecco, la biglietteria ti dice, guardi, questi sono i treni, costa A, costa B, costa C. L'intelligenza artificiale, che usa un modello di linguaggio, ti può dire, la soluzione migliore sarebbe il Frecciarossa, che però non parte oggi perché c'è uno sciopero. Quindi consiglio l'Intercity, che parte alla tale ora e in questo momento ha già 4 minuti di ritardo. Questa è l'intelligenza artificiale. Variabili non ne conosce, ma se è ben addestrata, articola un po' di pensiero. Se l'uomo si applicasse e applicasse lo stesso criterio, l'uomo farebbe più o meno quello che fa la macchina. Ora io vi faccio anche scegliere su cosa vogliate una immagine. Provate a dirmi un argomento su cui voi desiderate un quadro. Potete spaziare, me lo potete chiedere sulla pace, su quello che volete. Provate a chiedermi. Che immagine vorreste vedere? Che quadro vi mettereste in casa? Su che cosa? Difficile, eh? Quello che è. Questa è una domanda complessa. Cosa, Sara? Paesaggio. Ecco. Lo gradisci un paesaggio, diciamo, ligure? A tema, lo gradisci? Allora, in questi casi si adopera uno strumento che vedete alla vostra destra, che si chiama Designer. Cioè, mentre Copilot è un sito internet, forse ve la immaginavate meno semplice, ma l'intelligenza artificiale, quella di dominio pubblico, è una sorta di scambio di messaggi molto evoluto. Se lo integri in un'automobile, prende un'altra veste perché la usi dal computer di bordo. Il principio è lo stesso, scrivi. Infatti, oggi tu puoi ambire nella tua vita, se sei giovane, se pensi ad una professione X, a fare un qualcosa dove l'intelligenza artificiale c'entri, ma la lingua italiana ti tocca conoscerla. Devi saper scrivere, devi sapere leggere decodificando le informazioni. Non ti puoi più permettere di dire vabbè. Ecco, se dici vabbè, lo sei un po' più menefreghista, lei non funziona. Ora io dico, utilizzando la tecnica di prima, quindi io chiedo, crea un disegno, anzi crea una illustrazione realistica che raffiguri un paesaggio ligure, punto.
in primo piano, virgola, mostra un uomo con in mano un cesto di fragole. Virgola. Questa cosa che si scrive ha un nome, se volete dimenticatevelo. Si chiama prompt. È cacofonico da morire da pronunciare. Questo è un termine informatico asservito a... Il prompt è solo un testo scritto con la finalità di creare un prodotto con un modello di linguaggio. Quindi chi di voi, ora guardo il professor Corrieri o altri di voi, che qua andassero a scrivere, a dissertare, potrebbero o far impazzire la macchina, perché arriva un momento in cui non ce la fa, l'intelligenza artificiale si offende. Strano ma vero, già successo, in alcuni test fatti arrivava un momento in cui diceva sì sì, comunque parliamo d'altro. Sì sì, comunque parliamo d'altro. Quindi proviamo a dire, crea una illustrazione realistica che raffiguri un paesaggio ligure. In primo piano mostra un uomo con in mano un cesto di fragole in una giornata soleggiata. Punto. Altra cosa, l'intelligenza artificiale è imprevedibile. Io ora non ho la più pallida idea di che cosa uscirà. E ogni testo, ogni immagine creata è distrutta nel momento in cui l'hai creata. E se tutti scriveste la mia stessa frase, avremmo tutti immagini diverse. E dopo un secondo, immagini diverse. E dopo un secondo, immagini diverse, perché l'intelligenza artificiale è quanto di più etereo esista. Crea e distrugge nello stesso momento. Vediamo adesso. Clicco sul famoso triangolino rovesciato. Mentre elabora ambito chimico, ambito agrario, un'intelligenza artificiale ben addestrata è in grado di dirmi se ci sono state piogge di tot millimetri negli ultimi 20 anni solo in quell'area e se nonostante tutto è nata una certa vegetazione. La ricerca su internet può non darmi esito perché potrebbe non avere appoggio. Allora, qua mi sta dicendo, è raggiunto il limite di conversazioni e vi spiego subito il perché, quindi accedo. Perché alcune intelligenze artificiali, come vi avevo raccontato, permettono di lavorare da ospiti. Quindi non c'è bisogno di nulla, apri e fai. Se vi capita la curiosità, digitate questo copilot, senza inserire niente, fate una domanda, vedete all'opera. Ora lui vuole un indirizzo di posta elettronica vero, io lo inserisco e vi saluto con questo. E poi formulo lo stesso tipo di domanda. Allora, eccoci qua. Vi dicevo che si chiama designer la funzione. Guardate anche i nomi. Per forza i designer si arrabbiano. Perché il designer dice, ma come? Io ho studiato design, sono un designer, ma tanto la creatività, diciamo, peculiare dell'uomo, la macchina non riesce a... Perché la macchina crea sulla base dell'addestramento. Invece l'uomo può avere un'idea geniale che non è mai esistita, perché l'uomo non si addestra. La creazione è avvenuta dal nulla. L'intelligenza artificiale nasce da qualcosa. Per cui, allora riproviamo. Quindi, crea una illustrazione realistica di un paesaggio della Liguria. In primo piano raffigura un uomo. E la chiudo così, diciamo. Triangolo rovesciato. Vediamo cosa succede. Prima elabora un testo e mi dice anche spero che ti piaccia. Mi dice io l'ho creata, spero che ti piaccia. Quando vedete questa scena, quindi una clessidra o altro, vuol dire che il processo è in elaborazione e non sappiamo, di solito è questione di una tot di secondi. Voilà, voilà. Intelligenza artificiale, non conoscendo variabili, non ti dà mai un prodotto solo, ma ti dà almeno 3 o 4 bozze o 3 o 4 varianti di testo o di immagini. Allora, io ve lo dico, non so disegnare, ma va che roba ho fatto. Modestamente, voglio dire. Caro Elio, qua ci mettessimo a raffigurare. Allora, credenziali del contenuto. Cioè, se io questa volessi metterla in mostra insieme ad altre immagini, a oggi dovrei indicare prompt di Andrea Cartotto, titolo dell'opera Uomo con lo zaino, tristissimo,
generato con intelligenza artificiale. In realtà questa è una tecnologia la più performante che abbiamo adesso, perché si chiama, ve la dico come si scrive, DALL-E come DALL-E 5 euro, DALL-E 3. La tecnologia DALL-E 3 è una delle tecnologie che usano anche Pixar, usano Disney e quant'altro per la computer grafica. Quindi io adesso da un testo posso arrivare a creare questa cosa qui, questa era una variante, seconda variante, terza variante. A me piace questa, per dire, se io poi cliccassi su scarica ne otterrei un'immagine che posso, come dire, utilizzare. A oggi potrei anche mettermela su una maglietta e scriverci Comune di Sanremo, a oggi, sapendo che poi deve essere informato l'ufficio legale del Comune di Sanremo, perché essendo sottile il confine, dici, qualcuno la potrebbe rivendicare, ma siccome non sai se e quando mai quell'immagine uscirà. E questo è lo spaccato, come dire, io ho cercato di rendervelo familiare, mettiamola così, è lo spaccato di quello che oggi l'intelligenza artificiale, anche a livello di persone comuni, come tutti noi, offre, perché ci permette di vedere visualizzate delle cose. Pensate alla disabilità. Non puoi usare gli arti superiori, ma hai un'idea geniale per ottenere una raffigurazione. Fino a poco tempo fa non avresti potuto far nulla, o avresti dovuto usare sistemi che intercettino il movimento degli occhi, palpebre e così via. Oggi, se tu puoi almeno dettare un testo, tu con disabilità puoi diventare un artista digitale, perché la macchina ti supporta in quello che la vita ti ha tolto. E quindi non c'è né un bene né un male al momento. Quello che ci aspettiamo nei prossimi anni è di capire, continuare a studiare e capire se ci aiuterà ad accorciare alcune attese, alcuni processi, alcune azioni della nostra vita quotidiana. Rimanendo umani, questo è quello che ho voluto raccontarvi questa sera. Ti ringrazio. Credo che siamo, no? Professor Molinari, siamo tondi nelle nostre tempistiche. Abbiamo spazio per qualche domanda, se l'avete, se vuole. Era lui. Copilot è il nome commerciale di quello che si chiamava Bing. Tutti i nomi evolvono perché tu vai alla ricerca del nome che cominci a suonare meglio o a essere meglio associato a. Ora, per esempio, se penso a chi esercita anche attività attoriali, guardo da quelle parti e non solo, Google, che non è stupida come multinazionale americana, quando ha introdotto l'intelligenza artificiale aveva il suo modello che si chiamava Bard, perché l'avevano dedicato a Shakespeare, il bardo. Perché c'è la tendenza, e questo è abbastanza antipatico, di alcune grandi multinazionali americane di richiamare sempre qualche cosa di rassicurante, di culturalmente significativo, Bard. Ora l'hanno chiamato Gemini, e Gemini ha quel simbolino che avete visto prima, eccolo qua, questo come leggenda, se vi capiterà di incontrarlo nella vostra vita, in qualche servizio che userete, quella sorta di stellina inappropriata, sta diventando più o meno per convenzione il simbolo che attiva una funzione di intelligenza artificiale. Domani compreremo un biglietto del treno o di un altro mezzo di trasporto, io potrei trovare accanto quel simbolo lì che fa delle cose e che oggi non riusciamo ancora a prevedere cosa potrà fare. In teoria la finanza è già soggetta ad intelligenza artificiale, le banche usano già alcuni algoritmi per l'intelligenza artificiale. È chiaro che lì un matematico fornisce un apporto significativo, uno statistico, ma ti serve anche un umanista, perché il matematico ha l'idea geniale e la concepisce e la scrive, cioè crea il modello. Però ci vuole poi qualcuno che metta mano alla scrittura, perché pressoché tutti i modelli di linguaggio nascono da testi. Ci sono pagine, a volte per avere un'immagine straordinaria, che la guardi e dici, c'è un foglio A4 di prompt, cioè ci sono dei prompt che sono così. Perché io posso dire alla macchina, ecco, l'uomo in primo piano però deve avere la pelle ambrata
e sulla guancia sinistra ci deve essere una cicatrice che risalga ad almeno 2 anni prima. Questo è il deep tuning, è il famoso tuning di prima, ma quello profondo. È logico che gli sceneggiatori, anzi chi proprio allestisce materialmente, sono un po' preoccupati, perché lo sceneggiatore crea una meravigliosa sceneggiatura con la sua mano. La macchina ci può mettere un sesto del tempo e può costare meno al produttore. Questo è un limite che andrà gestito. Questo è un limite che andrà gestito. Non è tutto oro, mai, nella tecnologia quello che luccica, mai. Però non si può neanche chiudere tutto. Bella domanda. Non vi ho sentito, aiutatemi a... Beh, io sono contento di essere stato con voi. Settimana prossima sono a Tortona, sarà un evento più o meno similare, ma curva poi su altre dinamiche. Insomma, dai, sono contento. In Liguria... Poi di più, meno male, va! Elio. Sì? Utilizzando l'intelligenza artificiale riesci ad avere, perché io vado in internet, non vado a portare le varie stampe, le varie relazioni, i giornali importanti riguardo l'argomento, eccetera. L'intelligenza artificiale come fa la sintesi? Allora, l'intelligenza artificiale, ve la faccio molto breve, l'intelligenza artificiale cerca di fare un po' di semantica e un po' di sintattica, ma tutto questo proviene da una macchina, cioè cerca di investigare su quello che hai scritto provando a dare un significato. Se tu scrivi Shoah su Google, Google va a verificare se la parola Shoah è una parola che lui trova i risultati di altri. Ecco perché nascono le famose fake news, che io vi prego sempre di non condividere, perché una notizia è falsa perché qualcuno per la prima volta l'ha condivisa. In realtà Google potrebbe trovare una grande bugia e mettermela in testa. L'intelligenza artificiale prima ha cercato di capire, quando abbiamo scritto creami il paesaggio, cosa fosse la Liguria, come siano i paesaggi della Liguria. Sarei disposto a scommettere in una di quelle foto, che non ho ingrandito, che ci fosse uno scorcio di mentone, perché c'era un pezzo, avete preso sulla passeggiata a Mentone, non appena sono sulla promenade, alzo e guardo a destra, c'è la chiesetta, giurerei che una di quelle foto avesse. Quindi lei cerca di capire cosa sia un paesaggio, cosa sia la Liguria, e in base a come l'hai addestrata va a consultare miliardi di parametri, si chiamano, e le informazioni si chiamano parametri, va a vedere nelle banche dati pubbliche, non va a vedere se ci sono quadri, sì, tutto questo lo fa in, è un algoritmo, lo fa nei secondi che avete visto, e poi te la rappresenta. Chiaramente prende anche delle cantonate. L'ultima volta io dico parlami di Andrea Cartotto, e non è quello che si farebbe su Google. Vediamo cosa succede, non so se aver paura o no. Di solito andava piuttosto bene, ecco, oggi, adesso mi dice, per dirvi che in realtà non sempre fa questo, molte volte ha tirato giù un profilo abbastanza verosimile, in un caso mi ha detto che avevo anche scritto una canzone molto famosa, infatti ci sto pensando, perché a sto punto, adesso mi dice non ho abbastanza informazioni su quella persona, me lo dice adesso, lo riprovo stasera, non è detto che ci sia lo stesso esito. Perché? Provate, perché vi può succedere questo? Io lo provo anche di là. Provate a pensare, come mai succede questo? Lì è successo, in realtà, infatti invece su Copilot sono uscito subito. Ho chiesto la stessa cosa ad un altro modello di linguaggio concorrente. Mi ha trovato subito. Educazione digitale, cyberbullismo tra i minori, nato a Sanremo. Qua si apre tutto un profilo sulla privacy. Perché io, per esempio, in tutte le mie documentazioni, eccetera, a volte parlo di Sanremo, ma giurerei di non avere testi dove io scrivo nato a Sanremo. Eppure lui l'ha scritto.
cioè ha desunto che io sia nato a Sanremo, ma non ha trovato le varie fonti. Dice che ho un canale YouTube, è noto per il suo impegno nel campo dell'istruzione e della tecnologia. In realtà non ha preso da internet questo e basta, ma è andato a vedere nelle sue banche dati se ci sono riferimenti a me. Google, ma anche Copilot, in Europa sono un po' sotto la lente perché sulla privacy è una grande problematica. Quindi vi dico, e non l'ho fatto di proposito, che l'intelligenza artificiale, il volto di una persona fisica, non è capace di crearla perché è limitata alla fonte. Potrebbe, ma se tu le dici fammi un ritratto di Andrea Cartotto oppure mostrami una foto recente, non ve la mostra. Perché i volti di persone sono limitati. È chiaro che è bizzarro. La risposta più plausibile è motivazione privacy e in quel momento un addestramento che non va. Se lo rifaccio la sera potrebbe... Su Gemini, sì, un addestramento che non è andato a buon fine, non si è perfezionato, non lo sapremo mai perché non ci racconteranno mai, nemmeno sotto tortura, come l'algoritmo funzioni veramente. Sì, sì, infatti a livello politico, a livello proprio di grandi nazioni, ma anche in Italia, il vero limite è questo, chiedere qual è il migliore partito politico in Italia. Questa è una criticità non da poco. Gli americani se la stanno cominciando a porre, perché se è un elettore medio che non indaga niente, lo tratta come un Google qualunque, gli dice no, devi votare i democratici, per bacco. Tu vai a tracciare poi il voto, è un'influenza. Si apre tutta questo capitolo qui. Pensate a un'omonimia, però quella è già pericolosa per Google. Noi dobbiamo tutti sperare nella nostra vita di non avere nessuno col nostro nome e cognome che delinqua o che abbia delle condanne, perché se no, se quella notizia per un tot periodo è popolarissima, una persona cerca te e c'è la condanna di quell'altro. Popolarità, l'unico fattore. Scusa, bene. È stato bravissimo, meno male. Ho cercato di spiegare la sì, no, lo apprezzo, cioè lo capisco e lo rispetto anche perché io per primo, insomma, chi mi conosce, amici, familiari ve lo possono confermare, mi fanno questa osservazione e mi dicono che a me piace avere tutto sotto controllo. Ora non pensate io sia tutto sotto controllo nel senso che mi piace ritrovare le cose in un certo modo, nella tecnologia. Io vivo così, già lo capisco, però vivo già così senza intelligenza artificiale, perché se mi capita una offerta imbattibile che mi esce su internet, proprio esulando dal tema dell'intelligenza artificiale, apro, faccio mille controlli, vedo se quella fonte è già apparsa o no, se il logo è simile o... Cioè un pizzichino di ansia, se vogliamo usare questo termine, ci aiuta a non cadere. Non è male avere un pizzichino di ansia. Detto sinceramente, non è affatto male. Se ve ne ho messa un pochino, ma vivete poi una vita normale, è un ottimo indice per non farsi fregare, perché chi dice tanto è uguale finirà facilmente in inganno. Se guardate Striscia la Notizia, ogni tanto, non importa quando, fermatevi quando c'è il DJ, ora ho un lapsus ma vi dirò il nome, insomma a Striscia la Notizia passano sovente dei video praticamente perfetti, dove ci sono i personaggi politici, cantanti, eccetera, che cantano ed interpretano brani, quella è intelligenza artificiale, si chiamano deepfake. Tu vedi, mi ricordo una di queste sere, c'erano un po' tutti i politici italiani, prima Conte, poi Calenda, Renzi, questo, quest'altro, la Meloni ultimamente, che non ha messo becco al DDL Butti, però se n'è interessata, è stata bersagliata da video deepfake. Cioè ci sono in rete video di politici che si pronunciano a favore dell'aborto, contro l'aborto, eppure non l'hanno mai detto. Quindi querelano, ma la questione è che non sai nemmeno chi querelare. Tu non lo sai chi querelare, perché il deepfake va indagato. Passi al vaglio della polizia postale deve capire dove affondi le radici questa dinamica. È un temone, c'è un po' di ansia. Detto schiettamente, ci aiuta a non cadere. A dire la verità, ci aiuta a non cadere. Spero che sia un'ansia ragionevole. No,
ma le persone che diciamo, È una domanda splendida. Purtroppo a chi non si fa domande, a chi non sa che domande farsi e a chi tende a prendere per buono o per oro colato ciò che trova, non vi nascondo che può essere un grandissimo fattore di pericolo o di ingerenza. Di sicuro, perché se tu pensi che sia risolutiva e tu le chiedi chi devo votare, è una domanda che io potrei porre, dimmi chi devo votare. La macchina tendenzialmente ti risponde, dimmi chi devo votare come futuro sindaco di Sanremo. Questo è un test che non ho mai fatto adesso con voi, non l'ho mai fatto. Quindi non ho idea di che cosa esca. Allora, lì... No, ma aspetta, per dirvi che la questione è curiosa, non ha fatto, abbiamo detto che l'IA non fa ricerche su internet. Quindi, per esempio, perché mette 3 candidati separati e gli altri nominativi sono a seguire? Cioè, questa è una domanda. Per Google potrebbe essere un fattore di popolarità. Escono 8.000 articoli sul tal personaggio, 2 articoli sull'altro, esce il tale personaggio. Ma qui è curioso. Vedete che ci sono tutti i profili. Poi però dice, ricorda che la tua scelta dovrebbe riflettere le tue priorità e i valori che ritieni importanti per la tua città. Ti consiglio di... Non ha dato una risposta. Stavo guardando con voi se fossero in ordine alfabetico. Però non lo sono. Quindi qui di nuovo... che bella domanda. Qua di nuovo viene da... sembrerebbe aver dato un qualche giudizio di valore. Perché l'ordine alfabetico è un criterio oggettivo. In questo caso, io stesso, inutile che ci non ve lo so dire, perché, ma non ve lo saprebbe dire nemmeno professor Floridi o padre Benanti, perché noi non sappiamo con che parametri stia lavorando Copilot. Sì, sì. E finché sono le coalizioni va bene. È perché la sinistra viene prima della destra? Come mani? Può essere. Potrebbe anche essere, ma non lo sai fino in fondo, il pericolo è lì. Se non ti fai domande, un po' di pericolo c'è, perché se uno dicesse veramente alla Carlona ho capacità cognitive ridotte o altro, vabbè c'è il numero uno vicino, numero uno è il primo, quindi va bene, un rischio c'è. Non ve lo nascondo. Ma l'addestramento avviene da parte, allora l'addestramento avviene da parte dell'uomo, cioè i programmatori delle aziende che investono fiumi di denaro e di elettricità per sviluppare i modelli di linguaggio, loro addestrano e quindi non sappiamo se Amazon, per esempio, possa mai risultare pagata da Trump, invento, noi non sapremo mai, però è uno dei rischi, perché allora Amazon, questo non lo dirà mai ai suoi programmatori, però potrebbe dire, bene, signori, ricordatevi, allora nel modello di sviluppo chiaramente inseriamo questi elementi. E poi entriamo in gioco noi che la usiamo. Perché più io, se io in 8.000 cerco notizie di Mario Rossi, se in 8.000 cerchiamo notizie di Mario Rossi, questo potrebbe far presumere al modello di linguaggio che Mario Rossi sia un argomento da approfondire. E allora il mio utilizzo... ha continuato ad addestrare la macchina e poi le ricerche su Mario Rossi potrebbero un domani risultare più accurate, più approfondite o semplicemente più numerose, cioè con esiti più diffusi. È lì il rischio, infatti il rischio è proprio etico, è capire come funzionino questi addestramenti. Le elezioni sono un banco di prova non da poco, questo test... In America si stanno ponendo questa grande questione, non è risolta al momento, quindi per ora voteranno sperando, se non esce notizia, di cui sapremo, per cui ci sarà un nodo che esulerà fuori. In questo momento il potere vero non è dato né dal denaro né da, diciamo, influenze politiche, il potere vero nel mondo è il potere dei dati, il vero potere è dato dai dati. Chi utilizza Facebook, i social, eccetera, in teoria, poi non si deve lamentare, perché io sono uno che li usa tutti,
per lavoro è, perché sui social ci vanno i dati che ci metti tu. Cioè, di proposito, senziente, coscienziosamente. Quindi se io pubblico 9 foto in costume, ho dichiarato la mia data di nascita e ho detto che tifo per la tale squadra, ho fornito queste informazioni e ho alimentato una immensa banca dati. Ma l'IA si nutre dei dati. L'IA, sì, si nutre di dati. I dati che poi vengono sviluppati. Sì, infatti è impossibile che tramonti come modello. Potrà succedere solo una cosa, e se non ci vorranno più investire, se i grandi colossi, noi abbiamo anche il CNR, ci sarà il CERN, però prevalentemente in America ci sono flussi di denari veramente importanti riversati su. Certo, se domani si decidesse, no, spegniamo tutto, i soldi li investiamo su altro, li investiamo sul grafene, via. Allora se tu togli 20 milioni di euro dalla ricerca e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e li metti sul grafene, avremo nuovi modelli di telefoni e di tablet. E l'intelligenza artificiale ti verrà meno voglia di usarla perché sarà obsoleto l'addestramento. La fai morire. La fai morire perché le togli l'infa. Questo può succedere. Però non sappiamo quando, non sappiamo come, è un temone. È veramente un temone. Posti di lavoro sono un po' più ottimista. Sono un po' più ottimista perché a questo punto se tu scegli di tirartene fuori, tu non in qualche misura, diciamo, ti formi e ti aggiorni, oppure prendi la tua professione, quale essa sia, in maniera estremamente blanda o quant'altro, la macchina potrebbe farlo meglio di te. Classico esempio della biglietteria che vi ho fatto proprio, come si suol dire, tanto al chilo. Perché la persona che con un sorriso mi dà un biglietto, mi rassicura, varrà sempre più di una macchina. Però l'intelligenza artificiale, certo, non si stanca. Quello sì, non si stanca. Prego. Ah, Marco, mi fa piacere. Ne ho piacere. Sì. Prego, ci mancherebbe. Allora, se le piace e ha voglia di leggere, deve leggere questo libretto qui. Non mi dà compensi l'avvocato Liprandi, quindi io lo posso far vedere, l'autore artificiale. Per risponderle in sintesi, le potrei dire che se lei ha fatto la scenografia così e poi la fa stampare su un pannello, la scenografia è con prompt di nome e cognome, generata con intelligenza artificiale Image Designer dall'I3. Questo è un altro tema. Allora lì questo tema lo sta studiando un altro avvocato, che è l'avvocato Vercellotti, perché questa è la fase 2. Ora succede questo. Cioè lei o mi leggete nel pensiero, perché mi avete chiesto un sacco di cose validissime. Questo è quello che stanno studiando ora, perché io potrei registrarmelo quello lì. Potrebbe essere l'immagine della mia pubblicità aziendale. Al momento non ci sono precedenti in giurisprudenza. E lì si apre un altro tema, perché giudicare una situazione di questo tipo è, sì, è complessissimo. Sì, sì, sono d'accordissimo con lei. Ma pensi che, insomma, col Comune di Sanremo mi è capitato di colloquiare, abbiamo avuto grosse difficoltà proprio come Comune, cioè noi abbiamo difficoltà a comprare il nome Sanremo. Mi spiegavano gli uffici legali, perché io, insomma, capitato di chiacchierare, uno dei primi spunti che avevo dato, ho detto, ma perché non si ragiona sull'acquisto? Cioè, lo fanno all'estero, quindi far diventare Sanremo un brand tutelato, perché in Australia, regolarmente, come in altri paesi, c'è la pasta con scritto Sanremo. Voi non lo sapete, ma chi crea i siti internet ed è a Bordighera, ed è a Ventimiglia, ed è a Mentone, nei testi dei siti internet per addestrare i motori di ricerca scrive Comune vicino a Sanremo. Cioè Sanremo è costantemente nella top 10 dei risultati mondiali di Google, e non scende. Nella settimana del festival minimo è nella top 3. È potentissimo come brand, ma c'è grossa difficoltà a acquisirlo.
dettaglio. Guardi, il tema è ancora più ampio. Guardi, diciamo, non è questa la sede, ma le posso solo dire che mi avevano spiegato, che avevano esplorato, e non le so dire fino a quale stadio, la possibilità, ed era molto molto in divenire, già per un comune. Quindi la scenografia, complicata. Io guardi, adesso appena riuscirò, le posso dire che dovrebbe uscire una pubblicazione, dove non ci ho messo, come dire, troppo di mio, ma la faccio uscire per far capire cosa sia l'IA, e avrò la problematica, per cui ora con l'amico Vercellotti si parlerà, proprio di capire come poter, diciamo, dichiarare questo. C'è un libretto che si chiama La Volpe e il Futuro, c'è già un fumetto tutto fatto dall'intelligenza artificiale, di libera vendita, lo trovate su un albo, un libricino, bellissimo. Bellissimo, ora considerate il tutto già finito, chissà se nel mio zaino come Mary Poppins mi trovassi, ce l'ho, di solito lo porto per far vedere. La Volpe e il Futuro, Roy Ming. Roy Ming è l'autore del prompt, questo è il primo libro al mondo, primo libricino al mondo, tutto illustrato dall'intelligenza artificiale, tutto, cioè illustrazioni e testi, e Rodari è superiore a prescindere. Come dire, Gianni Rodari lo trovo superiore a prescindere, però Bosco Alto era un luogo incantato con alberi alti e verdi, corsi d'acqua cristallini, aria fresca e pulita. Era il luogo ideale per vivere per gli animali selvatici. Questo... Sì, questo è vero, questo si può dire. Questo si può dire, per cui se tu sei abile nella scrittura, sai fornire le corrette informazioni, obiettivamente tu rivendichi quello. E rivendichi il fatto che, sì sì, tanto senza quel prompt avremmo avuto un altro risultato. Cioè, se mi piace questo, Roy Ming ha usato il prompt, ma nel libricino noi non lo sappiamo mica che prompt abbia usato, eh? Noi vediamo l'esito. Per cui, bel tema. Caspita, vabbè, allora vuol dire che col club c'è una puntata due, perché non credo che ci si possa trattenere, diciamo, oltremodo.